Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nelle ultime settimane, in realtà negli ultimi mesi, abbiamo visto molti elementi teorici che ci sono dietro la gestione di un sandbox. È arrivato però il momento di mettere un po' le mani in pasta e quindi di cominciare a vedere nella pratica come fare a organizzare e gestire un sandbox. Questa settimana cominciamo proprio con la creazione. Diciamo che dopo aver visto tutti i video, vi siete convinti che volete provare anche voi a fare la campagna sandbox. Bene, da dove cominciamo? In questo video vediamo proprio quali sono gli elementi fondamentali su cui dovete lavorare, dovete introdurre e soprattutto su cui dovete riflettervi quando cominciate a impostare una campagna sandbox. Gestire un sandbox può essere un lavoro estremamente complesso, anche per un master che abbia esperienza, è probabilmente una delle cose più complesse da portare al tavolo. Quindi spiegare tutto in un unico video sarebbe qualcosa di fondamentalmente inutile, verrebbe fuori un video da un'ora che sarebbe incomprensibile. In questo video, diciamo che elencherò una serie di punti fondamentali su cui dovete cominciare a ragionare. Poi piuttosto li espanderemo uno a uno in video successivi. Non perdiamo tempo, cominciamo dalla prima cosa in assoluto. E la prima cosa è che dovete smettere di ragionare in termini di quest. Dato che il grosso del lavoro del master è quello di scrivere le quest, alla lunga un master si abitua a ragionare in termini di trame. Questa è la storia in cui i pirati devono salvare la principessa, questa è la storia in cui la multinazionale assume i PG per sabotare l'altra multinazionale, ma poi cercherà di fregarli. Avete capito di cosa parlo? E se non lo avete capito, ci abbiamo dedicato un'intera serie di video, andatevela a riprendere. C'è ovviamente spazio anche per le quest in un sandbox, ma come lo abbiamo già detto all'inizio, lo scopo di un sandbox non è quello di dare quest ai giocatori, è quello di dare ai giocatori gli strumenti per crearsi da soli le loro quest. Quindi, quando cominciate a lavorare a un sandbox, dovete partire dal creare questi strumenti. Le quest arriveranno, ma arriveranno dopo. Quali saranno quindi questi strumenti? Semplicemente gli elementi del mondo di gioco. Se avete deciso di gestire una campagna come sandbox, vuol dire che gli elementi di esplorazione e interazione col mondo saranno importanti, se non preponderanti, all'interno dell'avventura. Di conseguenza, dovrete preparare il mondo di gioco più dettagliato, coerente e soprattutto interessante da esplorare per i giocatori e popolarlo di PNG altrettanto ben fatti. Non mi metto adesso a spiegare i dettagli del world building, ci abbiamo dedicato l'intera scorsa stagione, quindi andate a recuperare quei video nel caso. Nel caso però del sandbox, una cosa da specificare è che dovete porre particolare enfasi sull'inserimento in ambientazione di possibili conflitti. In poche parole, affinché i giocatori facciano scelte interessanti, debbano esserci delle scelte interessanti per loro da fare. Quindi, inserite nelle ambientazioni fazioni avversarie tra loro, problemi, personaggi che hanno bisogno di aiuto per portare a termine qualcosa, in modo che i giocatori abbiano sempre la possibilità di esplorare anche la situazione di gioco e decidere cosa è meglio o cosa è più conveniente fare per i loro personaggi. Potrebbe sembrare scontato, ma molte campagne sandbox falliscono proprio perché il mondo di gioco non è interessante da esplorare per i giocatori e quindi una volta esplorata una zona intorno alla zona iniziale non hanno un reale motivo per spostarsi da lì,
oppure perché il mondo di gioco magari è anche interessante, ma all'interno della mappa non c'è nessuna scelta interessante per loro da fare. Detto in parole semplici, è inutile che creiate un'intera mappa ultra dettagliata se poi l'unica scelta possibile per i giocatori è schierarsi a favore o contro il malvagio barone e una volta che hanno fatto quella scelta nella seconda sessione, di per lì parte semplicemente una campagna railroad in cui loro dovranno fare una serie di missioni per la fazione che hanno deciso. A quel punto fate direttamente un railroad, chiedete prima di iniziare ai giocatori quale delle due fazioni preferiscono prima di mettervi a scrivere le quest. Come creare situazioni interessanti è un discorso lungo, quindi lo vedremo in un prossimo video, ma cominciate a tenere a mente che queste situazioni dovranno esserci. Creare il miglior mondo di gioco possibile, però, non vi servirà assolutamente a niente se voi non sarete in grado di gestirlo. Quindi dovete approcciarvi alla mappa in un modo che la renda facile per voi da gestire, da interpretare e soprattutto che sia immediatamente riconoscibile per poter organizzare i suoi contenuti. Parlando proprio in termini di hexcrawl, fate in modo che sì, ogni esagono sia di per sé unico, ma che abbia delle caratteristiche generali condivise con le altre caselle in modo da poter lavorare per macrogruppi. Diciamo per esempio che ogni esagono potrebbe avere un tipo di terreno che definisca quanto è facile o difficile spostarsi attraverso quell'esagono. Magari gli esagoni che comprendono una foresta saranno più difficili e più lunghi da attraversare rispetto a quelli che comprendono una pianura, ma saranno comunque più facili e veloci di quelli che comprendono una montagna. Per attraversare un esagono di pianura, i giocatori impiegheranno un giorno in tempo di gioco. Per attraversare una foresta, 2 giorni. E 4 giorni per attraversare una montagna. Questo permetterà ai giocatori di fare scelte ragionate anche in termini di movimento. Magari è più veloce girare attorno a una montagna che a scalarla per andare dall'altra parte. Gli esagoni però potrebbero contenere un ulteriore tipo, magari delle strutture che vadano a influenzarne le caratteristiche generali. Magari alcuni esagoni contengono una strada che dimezza il tempo di percorrenza sugli specifici esagoni che la contengono. Questo permetterà ai giocatori di fare ragionamenti ancora più complessi. Per esempio, potrebbe diventare più veloce attraversare il passo montano piuttosto che girare attorno alle montagne. Ma è noto che sui passi montani ci sono i predoni in agguato. Quali siano gli elementi importanti da definire per ogni casella, ovviamente dipende sia dal gusto del tavolo che dal gioco che state giocando e soprattutto da qual è la quest che voi state portando al tavolo. Magari il tipo di terreno in una quest fantasy in cui si esplora la mappa è fondamentale, ma in una quest di fantascienza in cui si viaggia nelle stelle il 90% della mappa è vuoto pneumatico, non c'è bisogno di definire cosa ci sia dentro. Fate però in modo che ogni esagono contenga 2 o 3 sottotipi diversi, in modo da permettere sì di fare in modo che ogni esagono abbia un insieme di caratteristiche uniche, o comunque raro rispetto al totale delle caratteristiche, ma che permetta a voi di avere immediatamente chiaro che cosa i giocatori dovranno aspettarsi e che cosa voi dovete proporli quando si muovono in una nuova zona della mappa. Date per scontato che voi vivrete con l'ansia costante durante tutta la campagna di avere materiale da far giocare ai vostri giocatori. Gestire un sandbox, che abbiamo detto, è particolarmente interessante e particolarmente gratificante per il master, ma richiede una grande quantità di lavoro e soprattutto una grande capacità di improvvisazione, perché la quest potrebbe cambiare corso improvvisamente
in un qualsiasi momento della sessione. Quanto sia difficile adattarsi e improvvisare dipende dal tipo di quest e soprattutto dal tipo di regole che state usando. Alcuni regolamenti sono più propensi all'improvvisazione di altri, però in linea generale dei momenti di panico probabilmente li avrete comunque. La cosa migliore da fare per prevenire e prevedere questi momenti è quella di avere sempre a disposizione una riserva, una pool di materiale generico facilmente inseribile in qualsiasi punto della quest a cui poter attingere ogni volta che ne avete bisogno. Quale sia questo materiale generico, anche in questo caso dipende dalla quest che state organizzando, ma avere sempre a disposizione mappe già fatte e profili di mostri già scritti non è quasi mai una cattiva idea, soprattutto se integrate questo processo con il processo di generalizzazione della mappa di cui abbiamo parlato prima. Fate in modo di avere sempre un paio di mappe generiche per ogni tipo di zona e magari anche un paio di creature che potrebbero integrarsi bene in quell'ambiente. I giocatori decidono all'improvviso di andare a esplorare la casella della foresta. Bene, tirate fuori la prima mappa che avete con un ambiente boscoso, il profilo di qualche animale selvatico che avrebbe senso vivesse nella foresta e avete dal niente preparato un incontro che vi permetterà di portare a termine quella sessione. Potreste anche decidere di creare proprio tabelle di incontri casuali diverse in base al tipo di terreno. Magari in montagna è più facile incontrare i lupi e in pianura è più facile incontrare gli orsi. Ma ogni casella dove c'è una strada potrebbe essere attaccata da dei briganti che assalgono le carovane. Questo darà ai giocatori la possibilità di scegliere il loro percorso anche in base agli incontri che vogliono evitare o magari a quelli che vogliono effettivamente incontrare. Nulla vi vieta di preparare anche delle mini quest o degli incontri un po' più strutturati, ma che possano comunque essere utilizzati in ogni punto della mappa o in base a ogni terreno della mappa. I rapinatori che si acquattano in un vicolo e saltano fuori per rapinare i passanti potrebbero essere presenti in qualsiasi villaggio, in qualsiasi città. Anzi, più è grossa la città, più vicoli avrà e più bande di rapinatori ci saranno. Ma anche ogni ponte lungo ogni strada potrebbe avere un troll che chiede il pedaggio. Questi sono mini incontri che potete inserire immediatamente in qualunque punto della mappa, senza avere una reale preparazione prima. Diciamo che per questo video è tutto, mi sa di avervi già spaventato abbastanza, e sì, effettivamente mettersi a lavorare a un sandbox è molto lavoro, già detto, molto gratificante, ma non è sicuramente qualcosa di adatto a un neofita. Questa settimana abbiamo parlato in termini abbastanza generali, però avete già una scaletta di cose su cui potete cominciare a riflettervi. Nelle prossime settimane, in realtà nei prossimi mesi, approfondiremo alcuni di questi punti e tra l'altro se volete fare domande nello specifico usate l'area dei commenti qui sotto, ditemi anche se c'è qualcosa che volete che venga approfondito ulteriormente o che vi interesserebbe sentire spiegato per bene e ovviamente scrivetemi come voi vi organizzate quando gestite voi un sandbox o un hexcrawl. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se non vi arrivano le notifiche, cosa molto comune, in descrizione trovate i link al gruppo di Telegram e server Discord, li aggiorno io i video a mano, quindi non ci sono problemi, e in più trovate tutto il resto della community del Master CAE, che tra l'altro mi sta anche dando una mano morale a questi video. Comunque, io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video.